Buongiorno a tutti! Allora, trucco veramente particolarissimo, non so se si vede in camera, ma ho usato una marea di colori. Questo perché, da come avete letto dal titolo, ho provato con voi la nuova palette di Nikki Tutorials per Beauty Bay, che è questo spettacolo di palette. Ma andiamo per gradi. Che cosa ho usato per la base? Che cosa ho utilizzato poi per tutto il resto del trucco? Per iniziare, sono andata a correggere questo mega brufolozzo che si vede in trasparenza, perché voi sapete che io amo basi leggere, non mi piacciono i mascheroni, e siccome i brufoletti, per quanto riguarda il volume, è impossibile col make-up nasconderli, andiamo ad utilizzare invece dei camouflage che vanno a correggere a livello discromico completamente la problematica. Quindi, per quanto riguarda il brufoletto, sono andata prima con un correttore verde, ho utilizzato questo di Bioniche perché non è un verde acceso, accesissimo, che poi dopo si fatica a togliere. Successivamente sono andata poi con un camouflage e ho utilizzato questa palettina qui di Kryolan che è veramente versatilissima, waterproof. Sono di fondotinta in pasta, quindi molto molto secchi e sono perfetti proprio per queste esigenze. Io li utilizzo tantissimo anche sul corpo, lì dove magari c'è una sposa che ha un brufoletto e tengono veramente tantissimo. Io ho sempre il fisso con un po' di cipria, però comunque tengono. Poi sul resto del viso ho voluto provare con voi il fondotinta Luminous Silk di Armani, che è un fondotinta dal finish luminoso, però un po' più coprente, e devo dire che l'effetto mi piace tantissimo. Lo sento leggero, non leggerissimo come può essere il Maestro, però comunque non lo sento pesante in viso. Devo vedere un po' la durata e soprattutto se non si sposta durante la giornata e rimane lì, non mi lucido, eccetera eccetera, vi farò sapere. Per quanto riguarda il contorno occhi, ho fatto una scoperta quest'estate che è il Born to Glow di NYX Professional Makeup. È un correttore che ha questo feltrino che è un po' scomodo, è da rimuovere comunque. Io ho due colori, 7.5 e il 6 se non erro, che è molto chiaro, e quest'estate l'ho utilizzato tantissimo anche da solo su tutto il viso, nel senso lo tiravo verso l'esterno, lo applicavo sul contorno occhi e lo tiravo poi sulla fronte, sulle guance, aveva un effetto naturalissimo. La cosa meravigliosa è che non segna il contorno occhi, è leggero, non è un correttore pesante, ma nello stesso tempo corregge perfettamente un'occhiaia. Io vi ripeto, ho utilizzato anche il punto luce anche sugli zigomi, veramente una scoperta eccezionale, low cost tra l'altro, ed ho sigillato il tutto con la mia dorata cipria di Charlotte Tilbury, la Flawless Finish, Airbrush Flawless Finish, che è una cipria compatta, molto leggera, vedete che c'è il buco. La colorazione che ho io è la numero 1, proprio poi comprerò anche la 2. Piano piano sul sito ufficiale di Charlotte Tilbury sta inserendo le cialde da poter acquistare separatamente alla confezione che costano meno. Lo sta facendo delle terre, se non sbaglio, e credo lo farà anche per le cipria. Charlotte Tilbury è un brand che trovate da poco da Sephora online e da Sephora in alcuni punti vendita, però vi dico la verità, io continuerò a comprare dal sito ufficiale perché fanno il 30% di sconto per i truccatori, quindi niente. Adoro questa cipria, la ricomprerò sicuramente. Siccome il fondotinta nella colorazione 5.2 era un po' chiarino, sono dovuta andare a scaldare un po' la base con una terra. E in linea generale, c'è una cosa che faccio molto frequentemente in settembre, perché in settembre abbiamo un incarnato dai mille colori. Nella parte centrale sicuramente siamo sempre più chiari perché va via prima l'abbronzatura su tutti i contorni, cioè se pensate da qui alle tempie, veramente ci sono 5 tonalità, quindi bisogna un attimino scaldare il trucco. L'ho spiegato anche nello scorso video, se non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede. E ho utilizzato un mix di queste terre. In realtà nel video forse vi mostro due colori, ma ho usato tutte e tre le terre. C'è un colore più intermedio freddo, perfetto per fare il contouring, che ho calcato un po' di più oggi per gli zigomi. Insomma, questa palette qui di NARS è veramente fantastica. È una palette viso-occhi che io purtroppo utilizzo veramente poco. Non so il vero motivo, forse i colori shimmer sono poco brillanti,
però veramente mi piace tanto. Sono stata interrotta 850 volte. Allora, per quanto riguarda il Fard, è questa meraviglia di trio di Anastasia Beverly Hills. Io ho fatto un mix tra i due rosati, questi più chiari. È veramente molto versatile. Più ne mettete, più pigmentato, veramente stratificabile. Io adoro le polveri di Anastasia, sono veramente fantastiche. C'ho anche una terra che utilizzo tanto. Ottime. E altro prodotto di Anastasia è questo bellissimo blush in crema che può essere applicato anche sulla cipria da solo, tende a fissarsi quindi non si sposta, ma non fa quell'effetto carta impecorita tipico dei prodotti drop-on. Questo qui si fonde perfettamente nell'incarnato, mi piace veramente tanto anche da miscelare a un fondotinta per renderlo un po' più luminoso. Ok, arriviamo alla palette. Ho fatto un mix di colori, ho utilizzato tanti ombretti. E sono tutti burrosi, un po' polverosi a mio avviso, fanno un leggero fallout. Ho usato anche il blu elettrico che ho constatato un poco casca, però diciamo niente di così esagerato. Forse vi consiglio di fare prima il trucco occhi e poi quello viso. Come eyeliner, questa riga che voi vedete, bella intensa blu, ho utilizzato una matita automatica di Dior. È una matita scriventissima, sfumabilissima e l'ho utilizzata sia per tutta la rima superiore, inferiore, esteriore. L'ho sfumata e ci ho picchiettato di sopra questo blu elettrico per dare tanta intensità. È la prima volta che utilizzo un verde così acceso nella prima parte e non lo so, mi ci vedo un po' strano. Strano, però va bene così. Senza nessun dubbio, i colori perlati all-in da questa palette, non lo so, sono veramente favolosi. Non so se rende, perché purtroppo queste cavolo di telecamere si mangiano tanto, soprattutto nel make-up i colori si vedono molto molto meno. Mascara, ho utilizzato nuovamente il nuovo mascara sempre di Dior, ancora fresco fresco, mi piace tantissimo, fa tanto volume, ve ne ho già parlato nello scorso video, ma ve lo ripeto anche in questo, è un mascara che va applicato piano piano, vanno separate bene le ciglia, ma fa un effetto volume pazzesco, veramente meraviglioso. Sulle labbra sono andata con questo rossetto qui liquido di Kat Von D, che è molto famoso, la Lolita. È uno dei miei rossetti nude, tra virgolette, non è un nude, è un color carne scuro, molto intenso con una piccola percentuale di grigio a mio avviso, che richiama un po' tutta la sfumatura che ho sul contorno occhi. Veramente mi piace tantissimo, lo uso veramente veramente tanto, e ogni volta che lo metto qualcuno mi chiede che bel rossetto che qual è. E niente, questo è quanto, è tutto. Spero che questo video vi abbia fatto piacere e vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. A proposito, fatemi sapere se siete arrivate poi a questo punto del video, cosa molto rara, sicuramente. Fatemi sapere se avete un nome da dare a questa tipologia di video che mi piace tantissimo, mi piace fare e secondo me è bella anche da guardare. Quindi fatemi sapere prima di tutto se vi piace questa tipologia di video e un nome da dare per riconoscere il video tra tanti, non lo so, ditemi un po'. Alla prossima, ciao!